metri, perde palla. Due tiri aperti concessi, fortunatamente non finiti a bersaglio, e due rimbalzi offensivi, mentre dall'altra parte Baldelli non trema e la prima occasione ne mette due. Subito il ritmo. Una rimessa dal lato, Panzera, presa zona per Costa, Brooke Williams da tre, sbaglia, primo ferro, Frost e Pavel riescono a prendere il rimbalzo. Villa riparte in transizione. Non c'è superiorità, Sesto ha coperto bene il possesso offensivo. Nuovo lei a cercare l'uno contro uno, ma preferisce uscire da Matilde Villa, che trova in taglio Giulia Rulli col suo solito fade. 10 e adesso è time out, perché la situazione è preoccupante. Diciamo stavolta sprecata da Frost, che si mangia un canestro facile facile. Costanza Verona si ferma con l'arresto tiro usando la tabella e sono altre due e fa meno due adesso, 14-12. Sì, nel roll Pavel non si è accorto di avere tutta questa libertà, sì. Probabilmente poteva pensare anche a una conclusione. Gancio, semigancio, ci stava. Fuori per Brunner da tre punti, tripla. In comprensione di raddoppio, e vediamo appunto anche Capitan Arturi con il suo primo assist della gara. Sì, tiro, primo ferro. Ah, importante rimbalzo di Rulli, che comunque stiamo facendo cose egregie a rimbalzo d'attacco. Johnny adesso Davis fino in fondo, sbaglia. Panterone ha portato a casa un bel tiro, ma purtroppo passi questi non fischiati. Bottegui va a segnare due punti, fa più 5 per Geas. Magari non siamo aggiornati. Ad avere la meglio. Si riparte sul più 5 per Geas, 39-34, Matilde Villa fuori in angolo, buon tiro e gran tripla. La mano non trema. L'arresto di Arturi, fuori per Zampieri, Baldelli sporca la linea di passaggio, Brooke Williams, fino in fondo, Matilde Villa, cosa ha fatto qua? Una stoppata. Baldelli cerca di spingere il contropiede, Matilde Villa! Ma cos'è questo? Però adesso la domanda è, questi sono punti in transizione? Non è proprio un contropiede, ma poco ci manca. Dall'altra parte, attenzione, hanno un po' sistemato quelle che sono le percentuali al tiro per Sesto da tre punti, che ha trovato canestre importanti. Nel frattempo adesso vediamo ancora di nuovo zona, e stavolta saranno chiamate a trovare soluzioni importanti, perché dopo il time out l'inerzia è completamente girata. Qua in transizione in contropiede, Costanza Verona sigla il più 6, 5-2-4-6, time out di coach Seletti. Sbaglia, e rimbalza Giulia Rulli. E bisogna segnare quest'ultimo tiro, 10 secondi, 9 secondi al tiro, palla Matilde Villa che passa a Rulli, ribalta per Baldelli, mancano pochi secondi, 3, 2, 1... A 3! Costruito? No. Bello, magari non bellissimo, ma vale 3, ragazzi. Intanto, come li cambi? Sì, adesso bisogna assolutamente provare a reagire. Eccolo qua, una... Oh, questa è proprio brutta. Perde palla Davis, incontra piede Verona, fino in fondo si ferma, bella palla per Williams. Time out. Time out necessario, diciamo, di Seletti in questo momento, che si arrabbia anche con le ragazze. 6-2-5-3 per Geas. La canestro femminile soprattutto è spinta solo ed esclusivamente dalla passione. Quando te ne innamori poi però non te ne vai più. Esatto, diciamolo questo, diciamolo. Baldelli in palleggio. Invitate i vostri amici a venire in palestra, ad andare a guardare, a far giocare i propri figli, perché quando entri in questo sport poi dopo difficilmente ne esci. Qua Frost rifiuta un tiro, Matilde Villa fino in fondo, bel passo di incrocio, alza la parabola, bravissima lei! Massimo vantaggio. Massimo vantaggio in un momento decisivo del match. Sì, sì, adesso sarà importante pensare comunque a tenere il punteggio lì, un minuto, sì. 9 punti Baldelli sono tanti, anche se tripla. Questa tripla riapre qualche speranza, sono solo 6 adesso i punti, la pressione. In NBA c'è un trofeo solo. Intanto ultimi 14 secondi, la partita direi che oramai in ghiacciaia, ma Matilde Villa ha voglia ancora di dare spettacolo in controtempo.